Si chiama David Ambrose ed è un 42enne, quindi un uomo che, pensate, è passato dall'essere un barbone, un clochard, a diventare, diciamo così, capo degli affari esterni di Amazon, il colosso di shopping per eccellenza. Figlio di una madre che purtroppo ha problemi mentali, è stato costretto, o meglio, obbligato a vivere per la strada, quindi da quando era nato. E poi è stato messo in un programma terapeutico e ha, diciamo così, cambiato vita. È riuscito a porre una svolta in piena regola nella sua esistenza, diventando a tutti gli effetti un manager di Amazon. In particolare, l'uomo avrebbe detto: con mia madre, purtroppo gravemente malata a livello mentale, ci lavavamo nei fast food, per esempio il Mac, per esempio il Burger King. Fino agli 11 anni di età è stato in strada con i fratelli. Poi c'è stato, diciamo così, il rinnovamento, la rinascita per quest'uomo, tanto che è riuscito a diventare un personaggio che a livello economico sta bene, è benestante e facoltoso, smettendo di continuare ad essere il clochard di Barbone. Beh, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.